foto e andiamo. Ok, andiamo, 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 andiamo. Qui, avanti, sulla tua destra. Veniamo giù con la macchina, veniamo giù con la macchina. Ok, pronto. Go, 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 go. Motore, pit speed, metti il pit speed, ok, tutto giù. Vai, 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 veloce, veloce. Via rossa vuol dire che siamo sotto soglia minima. Andando giù di benzina si ferma sempre meno. La steccata la curva 8 fa paura, se si ferma di brutto. Mentre il cinturone bene, fermati bene al cartello, ok? Siamo qua. Dentro, 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 dentro! Tutta la 5 è uscita adesso, le cose un paio di giri e poi vediamo tutti i dettagli. Portiamo la macchina in fondo. Ultimo giro quindi, vediamo i tagli. Sì, devi arrivare in fondo, ti mancano 30 secondi, dai, 30 secondi. Siamo belli di notte! Ma che vista! What a wonderful story for the ninth running! We are very happy for the victory in the class. But especially for the third position overall. It's fantastic, one of the dreams of my life come true, especially with Vale, with Maro, with Marini. I say thanks to him, to everybody. A great experience also for me, fantastic to ride the car, also the team, they did a great job. And I'm very happy for the result, especially, but the P3 in the overall classification is something unbelievable. For sure we will come back.